Questo è lo schema del motore di Stirling, le due sorgenti sono a sinistra e a destra, sorgente calda, sorgente fredda. Qui ho immaginato che il motore di Stirling assorba i soliti 100 joule di calore dalla zona calda e di questi 100 joule 40 li converta in lavoro motore con un rendimento del 40%. Gli altri 60 joule ho immaginato che li trasferisca e li scarichi alla sorgente fredda, il cosiddetto refrigerante.